Allora, qua come anticipato è stata fatta una discreta ottimizzazione del codice e dell'hardware disponibile. Una sola scheda Raspberry e gestisce tutte le notifiche. Qua abbiamo, a lato di riuscite, abbiamo i tre stadi, rosso, giallo e verde, e un cicalino, che a lato pratico io sostituirò adesso qua per vedere. Questa è una scheda a due uscite, quindi io la base sta di comando invece dei rispettivi LED che vedete qui, userò una di questa a quattro uscite e quindi avrete quattro contatti puliti, appunto 3 più 1, 4, appunto delle tre luci e tre cose. E la suoneria. Ovviamente questo è un contatto pulito, quindi, che c'è sia normalmente aperto che normalmente chiuso, quindi ci si può fare quello che si vuole. Mentre io, per quanto riguarda le postazioni di comando, ovvero le postazioni che dovranno tacitare, ho previsto quattro postazioni che verranno appunto registrate anche chi ha premuto chi, come vedrete dopo anche dalla parte software. Allora, per quanto riguarda appunto i bottoni, adesso qua vedete appunto che sono dei bottoni che vanno a finire direttamente lì. A lato dell'impianto elettrico, una volta che voi mi mettete un relè nelle vicinanze della scheda, che quindi ho un contatto pulito che, da dove posso gestire in bassa tensione, io sono più che a posto, quindi con quattro relè che vengono comandati dai rispettivi quattro bottoni a fungo disposti nel parcheggio delle ambulanze, gestiamo tutta la situazione. Quindi quattro relè in ingresso, quattro relè in uscita. Quindi, l'utente collegato, utente AAA, disconnessi, qua ho i tre giganti bottoni per l'accensione. Ho tolto le immagini per un motivo abbastanza semplice. C'era la possibilità, magari per un doppio clic accidentale, di accendere e spegnere l'allarme da remoto. Invece con questo sistema io premo il bottone e mando solo ed esclusivamente l'accensione dell'allarme. Una cosa più sicura per evitare problemi di sorta. Quindi, di conseguenza, io accendo l'allarme giallo. Come vedete, i tempi di risposta saranno rapidissimi. E io premo da una delle postazioni di accettazione. Sulla pagina, infatti, è sparito. Tempo di 5 secondi di refresh. E al di là della messa a fuoco, qua è registrato che è stato acceso l'allarme giallo da AA ed è stato spento dal bottone 1. Quindi perfetto. Caso peggiore, ci sono due allarmi quasi contemporanei. Allora, magari chiamano e viene a inserire l'allarme rosso. E subito dopo chiamano per un allarme verde. E infatti sono tutti e due registrati. Notate che cosa succede? Io premo uno qualsiasi dei bottoni, spegne l'allarme rosso, per un attimo tacita l'allarme perché è stato preso in carico quello con al più alta priorità, ovvero il rosso. Però c'è comunque un altro allarme, quindi tacita un attimo la sirena, però subito dopo la fa ripartire perché un altro possa prendere in carico l'allarme con meno priorità, ovvero l'allarme verde. E tutto questo è registrato nello storico. Sono stati accesi due allarmi, rosso e verde, è stato spento l'allarme rosso dal bottone 2 e l'allarme verde dal bottone 4. Così io so che allarme è stato preso in carico da quale ambulanza. E con questo è tutto, saluti e arrivederci.